Il rigato si sente. Sì, forse è un po' strano. Buon pomeriggio a tutti, spero che si senta, forse è bene che mi confermiate anche chi è a distanza che si sente correttamente. Sentite? Io sì, sento. Ah, benissimo, grazie, grazie per questo confortante riscontro. Allora, di nuovo buonasera a tutti. Siamo qui per presentare un bel libro di Amalia Salvestrini dal titolo Bellezza retorica, un percorso tematico in Nicola di Otrecourt. Pur essendo un medievista e quindi avendo una qualche conoscenza dell'opera di Nicola di Otrecourt, io mi limito semplicemente a due brevissime parole di introduzione e di presentazione dei colleghi che ringrazio. Visto peraltro che dovremo alternarci su questa sedia per essere ripresi e per farci vedere a chi è a distanza durante gli interventi, io penso che sia opportuno innanzitutto presentare subito i tre relatori in modo che poi io mi possa mettere a fianco e non fare questo balletto fra le sedie. Il primo a intervenire è il professor Elio Franzini, che davvero non ha bisogno di presentazioni, essendo il rettore dell'Università degli Studi di Milano, essendo il decano del Dipartimento di Filosofia ed essendo un ben noto studioso di estetica e anche il decano dei docenti di estetica. Quindi a maggior ragione non c'è bisogno di presentarlo. Altrettanto noto è il collega dell'Università di Torino, Federico Vercellone, che è uno specialista anche lui di estetica, si è concentrato in particolare sull'estetica dell'Otto e Novecento e ultimamente, a quanto ho visto, ha dedicato una serie di studi e ha curato studi importanti sia in inglese che in tedesco su problemi di morfologia. Il terzo relatore è Christophe Grelard, che insegna all'École pratique des études di Parigi e ha una cattedra importante, una cattedra ho scoperto che ha cambiato nome, la cosa è interessante, perché un tempo si chiamava Histoire des philosophies et des théologies dans l'Occident médiéval latin. E ovviamente il tutto era al plurale, secondo una tradizione, diciamo, che risale verosimilmente dal magistero di Vigneault, ma poi anche di Arnaud de Libera, eccetera. Mentre adesso si chiama Système des pensées et des croyances médiévaux. Questa, come dire, sottolineatura del tema delle credenze, anche qui al plurale, si adatta perfettamente al percorso di ricerca di Christophe Grelard, che è autore di importanti studi sul tema della certezza e della credenza. Ha recentemente pubblicato un volume molto importante della Certitude volontaire, Débat nominaliste, che affronta, diciamo, il problema dei dibattiti sulla credenza alla fine del Medioevo, un testo pubblicato nel 2014. Ma poi Christophe Grelard si è occupato di problemi relativi a certezza e credenza in una serie di autori che un tempo venivano presentati come i protagonisti di una breve ma importante storia dello scetticismo medievale. Grelard ha dedicato studi a Giovanni di Salisbury e a Nicola di Otrecourt. Ci dirà lui se e in che misura questa categoria scetticismo è ancora applicabile e ci diranno i colleghi in che modo il libro di Amalia Salvestrini offre una prospettiva interpretativa diversa su Nicola di Otrecourt, letto attraverso una prospettiva molto particolare che ha il pregio di coniugare una riflessione da un certo punto di vista estetico, anche se il termine estetica è in qualche modo anacronistico per il Medioevo, e un'attenzione al tema della retorica nell'opera di Nicola, che mi sembra assai importante.
Io vorrei solo ricordare, in quanto direttore del dipartimento e in quanto medievista, che Nicola Dutrecourt ha svolto un ruolo fondamentale nella storia della medievistica italiana e nella storia della medievistica a Milano. Perché 70 anni fa, 1951-52, cominciarono i primi corsi di storia della filosofia medievale in Italia. Dopo tentativi vani di mettere in cattedra per chiara fama quello che era uno dei più grandi medievisti e dei più grandi dantisti del tempo, cioè Bruno Nardi, sistematicamente bloccati, malgrado il sostegno di Gentile, per pressioni del Vaticano, nel 1951 fu fatto un concorso da cui uscirono tre vincitori. Sofia Vanni Rovighi alla Cattolica di Milano, Mario Dalprà alla Statale di Milano e Bruno Nardi, che fu finalmente chiamato a 67 anni alla Sapienza di Roma. E Nardi, che era un grandissimo dantista e un grande storico dell'aristotelismo medievale rinascimentale, faceva corsi non tanto su Dante quanto sull'aristotelismo medievale rinascimentale, con particolare attenzione a quelli che erano i critici della tradizione aristotelica. E quindi si dedicò anche a Nicola Dutrecourt. Quanto ad Alprà, inaugurò il suo corso del 1951 con una prolusione che abbiamo ritrovato fra i documenti conservati nella biblioteca, nonché digitalizzati grazie al progetto di eccellenza del Dipartimento, in cui spiega che cosa significa per lui fare storia della filosofia e perché è interessante in una prospettiva che era quella degli anni 50, della crisi del neoidealismo, studiare autori medievali. E questa prolusione è l'apertura di un corso che sarà poi dedicato a Nicola Dutrecourt e che riflette poi il libro famoso di Dalprà su Nicola Dutrecourt. Quindi, come dicevo, Nicola è una figura importante nella storia della medievistica italiana e nella storia della nostra università. Detto questo, io ringrazio i relatori e darei la parola per primo, come previsto, al magnifico rettore Elio Franzini. Grazie. Grazie Luca. Allora, direi che Amalia Sagrestini in primo luogo è eroica perché si è occupato dal Pra di questo autore. E vabbè, credo che questo sia una forma di eroismo ovunque, ma è in particolare una forma di eroismo qui a Milano, perché Dalprà rimane, per chi della mia generazione l'ha conosciuto, anche per chi non l'ha conosciuto, rimane comunque, è ancora investito di un'aura di carattere mitologico all'interno di questa università. Lui, se fosse stato qui presente, si sarebbe alzato in piedi, avrebbe preso il suo quadernetto, l'avrebbe aperto così, cominciando calmo, e poi crescendo in un crescendo rossiniano, fino a che addirittura a volte sbatteva in aria il quaderno per il troppo entusiasmo. E sappiamo che l'iter di Dalprà in questa università è passato attraverso la filosofia medievale, ma anche la filosofia moderna, per arrivare alla filosofia contemporanea. Direi uno storico della filosofia del tutto particolare, non tanto contrario agli specialismi, ma che sosteneva sempre che uno storico doveva occuparsi di due autori, lasciando in mezzo un secolo. Lui lasciava in mezzo anche più di un secolo fra l'autore. Ecco, io non ho le competenze scientifiche per entrare nella specificità dell'autore, anche se è evidente che, anche per i motivi che ho detto, Nicola ha una valenza teorica ma anche simbolica all'interno dei percorsi della filosofia e non soltanto medievale. Certo, viene detto giustamente da Cristoforo Ellar che ha una dimensione, tra virgolette, moderna, viene detto nell'introduzione. Ecco, naturalmente la modernità non è un valore in sé. Baudelaire diceva che ogni epoca ha la sua modernità.
ma sicuramente è qualcosa che lo rende un autore particolarmente significativo, particolarmente denso di problemi, anche proprio sul piano metodologico. Ecco, la nostra Amalia Silvestrini credo che abbia cercato un percorso, lo diceva molto bene il direttore, il professor Bianchi, ha cercato molto, molto bene di trovare un percorso tematico di estetica, cioè di una disciplina che non soltanto non c'era in epoca medievale, ma che non era neanche supposta in epoca medievale, non avrebbero capito, anzi in epoca medievale estetica non era neanche un sostantivo, non esisteva neanche come sostantivo, poteva essere posto in forma aggettivale. Però sicuramente c'era, lo sappiamo, il problema che poi storicamente è stato connesso all'estetica, cioè c'era il problema della bellezza. E il problema della bellezza che vabbè, c'è da quando c'è la filosofia, da quando c'è il problema della filosofia, però viene visto qui, per dare qualche piccolo spunto generale, che si concluderà con una domanda ad Amalia, viene visto come una porta di accesso alla retorica. Viene vista come una porta d'accesso alla retorica, cioè a quella che senza dubbio non è l'unica, anche se questo contraddice la fisiologia, ma è una delle principali madri dell'estetica. Forse la madre autentica, non una madre di carattere putativo. Io sostengo sempre che il padre è sempre incerto, almeno da prima del DNA. Ma sicuramente il padre dell'estetica è molto, molto incerto. Ma sicuramente la madre è la retorica, perché ovviamente la retorica comunque è quella disciplina, non oso chiamarla scienza, che stimola i caratteri emotivi. I caratteri emotivi dell'ascoltatore pone all'interno di un orizzonte dove si stimolano corde rappresentazionali che effettivamente aprono un orizzonte di senso che non sempre è presente nelle tematiche di carattere filosofico. Ma in particolare, questo mi sembra particolarmente interessante, la retorica si coniuga attraverso vari stili, perché la retorica è un incrocio di stili, anzi l'interesse della retorica sta proprio nel non usare uno stile solo, quindi di inserire un rapporto dialogico tra i vari stili, e lo stile che vede presente in Nicola come porta d'accesso alla retorica è quello che Amalia Silvestrini chiama uno stile argomentativo. Ecco, io credo che il primo punto da sottolineare, forse anche la prima domanda, la prima questione, è proprio questo. In realtà mi sembra che il modello metodologico del libro di Amalia Silvestrini sia proprio uno stile, tra virgolette, retorico, costruito proprio sul modello dello stile argomentativo di Nicola. È un modello di stile argomentativo che peraltro si articola secondo alcuni punti che mi permetterò molto velocemente di delineare. In primo luogo è un libro straordinariamente costruito, e questo va detto, un libro dove a mio parere si denota, e questa sarà anche poi la domanda finale che articolerò meglio, come questa separazione tra storia e filosofia, tra storia della filosofia e filosofia, sia tutto sommato una forma argomentativa molto, a mio parere, molto rozza e anche abbastanza superata, perché la filosofia sicuramente può veicolare contenuti eterni, ma rimane una disciplina diacronica, quindi rimane una disciplina che si svolge all'interno di un contesto di un carattere storico. Ecco, mi sembra che il primo punto per cui questo libro serve anche i non specialisti di Nicola sia quello che ci pone con estrema nettezza e chiarezza le coordinate della retorica medievale. L'ho trovata, per esempio, un capitolo davvero molto utile, anche perché ricorda degli elementi importanti per la nascita successiva dell'estetica, cioè ci ricorda che Quintiliano non era molto conosciuto in epoca medievale, ma ci ricorda la centralità di un autore che non va mai dimenticato anche sul piano della divulgazione filosofica all'interno della cultura occidentale, ovvero sia è connessa a Cicerone.
E questa connessione a Cicerone, adesso non leggerò le citazioni, però ci fa capire come, e questo, proprio questo legame con la tradizione retorica ciceroniana, ci fa assolutamente capire come la retorica si sposi sempre con la dimensione della logica e con la dimensione della dialettica, cioè come quindi retorica, logica, dialettica formano nel quadro di questo stile argomentativo una sola famiglia. Ecco, dopo questa introduzione, che io trovo veramente un'introduzione molto, molto utile, si va nelle argomentazioni specifiche su Nicola, dove se ne sottolinea proprio la modernità, in particolare là dove si parla delle relazioni tra senso ed intelletto in Nicola, dove il rapporto tra senso ed intelletto ovviamente rimanda implicitamente, a volte esplicitamente, a tutta una tradizione successiva che è difficile negare o denegare. Ma quello che mi sembra particolarmente interessante dal nostro punto di vista, dal punto di vista di chi cerca di fare estetica pur consapevole che non esiste e quindi è assolutamente molto difficile questo, è quello che è il problema che Amalia sottolinea in tutto il libro ed è uno degli assi del libro, della concettualizzazione della bellezza. Cioè la bellezza non semplicemente come porta d'accesso metafisica all'assoluto, la bellezza come vera e propria determinazione di carattere concettuale. Una bellezza che peraltro non viene vista a parte subietti, o perlomeno non viene vista nell'ottica del soggetto osservatore, ma viene vista nella dimensione dell'artifex, nella dimensione dell'artefice. Qui vi sono, a mio parere, delle importanti osservazioni proprio di carattere proprio letteralmente testuale, dove si spiega bene come il concetto di artefice pone tutta una riflessione sulla complessità delle arti, ma sulla complessità della produzione artificiale e in realtà come la concezione dell'artefice e quindi della bellezza sia anche un modo per indagare le complessità della natura, quindi attraverso l'artifex si giunge ad una dimensione oggettiva o oggettuale addirittura della bellezza. Però è chiaro che ci si concentra sulla figura centrale, sulla figura particolare dell'artefice, e l'artefice appunto è colui che usa un metodo retorico. L'artefice è colui un metodo retorico perché la disposizione è la sua, è il suo particolare sigillo, e per di più una disposizione proprio finalizzata ad un effetto e ad un effetto di carattere teorico. Quindi si arriva alla dimensione contemplativa, alla dimensione dell'opera costruita a partire da una dimensione artificiale, c'è cioè una dimensione quasi performativa, c'è cioè una dimensione costruttiva in cui appunto l'artefice, anche al di là dei presupposti metafisici, crea una dimensione oggettuale per un soggetto conoscente. Insomma, mi sembra, poi magari ho sbagliato, ho troppo modernizzato questo autore nell'interpretazione di Mario Salvestrini, ecco, mi sembra che in questa vicenda della disposizione dell'artefice dell'opera prodotta per il piacere di un pubblico, che è naturalmente una dimensione tipicamente di carattere retorico, però vi sia anche la tendenza laica o laicista, non lo so, di una forma di metafisicizzazione della concezione della bellezza, pur in un'epoca dove è difficile non considerare la centralità della metafisica all'interno di quella che io ho chiamato una, forse anche la maglia, ma non mi ricordo, una sorta di antropologizzazione della bellezza. Cioè la bellezza qui appare come un valore antropologico. Ecco, naturalmente la bellezza come un valore antropologico è una cosa su cui io, prima del Settecento, sarei molto... È un punto interrogativo, è il punto interrogativo, perché naturalmente per tutta la dimensione, anche prima che nasca il nome estetica, ma per tutta la dimensione settecentesca, è chiaro che l'estetica è
è una dimensione ancora retorica, ma è una dimensione perfettamente antropologica, no? Ed è proprio considerata, peraltro su modello agostiniano, come in questo caso, come una disposizione tra le parti, perché la definizione più classica della bellezza che viene fatta nel Settecento è una definizione agostiniana, unità nella varietà, che è quello che noi troviamo in Diderot, che noi troviamo in Baumgarten stesso. Unità nella varietà vuol dire che la bellezza è una disposizione, cioè noi troviamo a trovare una disposizione unitaria come in un discorso e poi la portiamo all'interno di un orizzonte che noi chiamiamo bellezza, perché la disposizione ha tutte quelle caratteristiche che inducono in noi una dimensione di piacere e inducono in noi una concezione di pienezza, di completezza, che però è una pienezza che Diderot docet non è assolutamente qualche cosa di metafisico, è qualcosa di estremamente umano, di estremamente causale, legato proprio alla natura, legato addirittura alla interpretazione della natura, quindi legato ad una concezione di carattere gnoseologico viva e potente. Ecco, naturalmente questo è un po' la domanda che aleggia in me, e che è una domanda che volgo in positivo: quanto riflettendo c'è di Nicola Dutkurt e quanto c'è di Amalia Salvestrini in questa concezione di una bellezza così antropologica, così gnoseologica, cioè così legato a una dimensione di retorica come disciplina umana, perché se possiamo dire che la bellezza ci porta verso Dio, difficile dire che la retorica ci porti verso Dio. La retorica non ci porta verso l'assoluto, perché la retorica ci porta verso un orizzonte di tradizione ciceroniana in testa, di vero similianza. Cioè, chiunque abbia letto un po' di Cicerone rimane, come sottoscritto, affascinato dalla consapevole lontananza dal vero che c'è in Cicerone quando organizza i suoi discorsi in Senato. Cioè, ricordiamoci che tutti i discorsi ciceroniani sono... Cicerone aveva, come noto, una capacità di imparare a memoria straordinaria. Cicerone imparava a memoria e poi scriveva, prima scriveva, imparava a memoria e recitava prima i discorsi che faceva in Senato, nati tutti su occasioni peraltro di carattere politico, quindi non c'era assolutamente, non può esserci nulla di veritativo all'interno della dimensione retorica. Allora, come si concilia questa bellezza metafisica che c'è, comunque non può non esserci, basta guardare le date, con questa bellezza di necessità così legata alla verosimiglianza, quindi al transeunte, al contingente, alla polis, al politico, e non a concetti di carattere plastico. È chiaro che il fine teorico, e poi chiudo, il fine teorico di Amalia, che noi leggiamo a pagina 192, è proprio dimostrare come attraverso questi concetti in Nicola si manifesta, nel pensiero di Nicola, si manifesta, cito, una sorta di analogia, si parla di analogia, quindi di un concetto importante all'interno della tradizione filosofica, di analogia tra conoscenza, creazione artistica e natura, analogia tra questi elementi, basata però sulla funzione conciliatrice della bellezza tra qualità e dimensione qualitativa. Ma un'analogia, e qui è detto con assoluta chiarezza, fondata in senso non metafisico, se si intende la metafisica in senso forte come teoria che propone un senso univoco al reale sulla base dei principi autoevidenti, bensì detto retorico, cioè un'analogia di carattere retorico. Un'analogia più kantiana, che quindi, essendo un'analogia di carattere retorico, un'analogia più kantiana che di carattere strettamente retorico. Allora mi sembra, ecco, che la conclusione, e poi mi taccio e do la parola
a Federico Vercellone, se il presidente mi autorizza, gli cedo anche la seggiola e facciamo questo scambio meraviglioso in cui ciascuno di noi occupa le seggiole dell'altro. Questo è bellissimo, perché ci dà l'idea proprio di questo dialogo. Ecco, è chiaro che in questo libro convergono un'ipotesi di carattere teorico e un'ipotesi di carattere storico-filosofico, il che a mio parere è un'indicazione di carattere metodologico non da poco, perché vuol dire che quello che forse dobbiamo imparare a fare è sempre quello di far dialogare la tradizione, perché noi viviamo di tradizione, che se ne dica, ma anche la capacità di vedere la tradizione come un corpo vivo, cioè quindi la capacità di unire all'interno di questa dimensione retorica la complessità dell'esperienza. Qui il concetto guida, il concetto che ci guida è il concetto di bellezza, e in questa sua opera di assoluta relativizzazione di un concetto che solitamente nella tradizione estetica relativo non è, Amalia arriva a chiamare, arriva a dire che la bellezza ha un ruolo probabilistico, arriva a dire questo, un ruolo probabilistico, addirittura siamo alla fisica, no? Siamo un ruolo probabilistico e la bellezza costituisce una strada tra la metafisica e la retorica. Allora, la domanda finale, che è poi la domanda che le sto ponendo da anni e che quindi rendo assolutamente pubblica, è sul problema della attualizzazione del discorso, cioè quanto noi si possa attualizzare i discorsi accaduti in un passato, in un pensiero lontano, quanto sia inevitabile e quanto in realtà le ermeneutiche facciano vivere o morire gli autori. Vivere perché li mantengono leggibili per noi, morire perché se ne perde o si rischia di perderne la specificità di carattere culturale. Mi rendo conto che è una domanda senza risposta, però siccome esiste una retorica anche nelle presentazioni, non potevo esimermi dal farlo. Quindi grazie e cedo la parola. Buonasera e grazie infinite a professor Ganchi, a Elio Franzini per questo invito che mi fa particolarmente piacere. E discutere nuovamente, perché nel giro di pochi giorni, un altro libro di Amalia, perché abbiamo appena discusso la tesi di dottorato, l'abbiamo fatto a Torino e ora andiamo sugli antecedenti, no? Allora io vorrei provare a... Dopo che Franzini ha dato questo panorama molto importante della struttura del libro, della struttura dell'attualità di possibile in qualche modo in gioco di Nicola Dottorcourt, avvicinarmi a l'idea dell'estetica della claritas, che mi sembra uno dei punti centrali. Volevo anch'io in realtà riprendere quel passo di pagina 192 che io ho appena ripreso, ma mi sembra che all'interno della concezione estetica, non dell'estetica, perché sarebbe improprio definirla un'estetica, come sappiamo, l'elemento della claritas svolge un ruolo centrale, nel senso che svolge una sorta di ruolo di motore di avvicinamento. No? È come avessimo la claritas, il bianco, tutta una serie di elementi che fanno da trattori, da elementi intermedi tra l'artifex e le cose, no? Per cui, come dire, l'estetica da questo punto di vista, cioè come un concorrente da bellezza, quello estetico, ha una sorta di valenza epistemologica che si compendia in quella metafisica. E si compegna anche in una dimensione metafisica che non è mai
un compito metafisico, se vogliamo, più che una dimensione metafisica, che è quella in fondo da, di riportarci dall'imago, dallo speculum, no? Qui giocato in un senso ancora negativo, se non sbaglio, no? Ancora, non so se sia lo speculum paolino, ma comunque è un riflesso blando, un riflesso opaco, a una sorta di ontologia splendente, no? Che è anche un'epistemologia splendente, è un ideale di autotrasparenza a cui via via ci si eleva senza che di per sé sia dato raggiungere, mi sembra perlomeno questo il punto anche in cui si interseca l'elemento, diciamo, epistemologico, in qualche modo metafisico, e quello retorico, nel senso che la retorica è una guida all'interno di argomenti probabili in cui il tessuto del progresso si muove comunque entro un processo sempre incerto, anche se, come dire, il culmine di tutto questo è quello di diventare specchi della immagini della realtà divina nella sua rifrangersi nella conoscenza naturale, no? E in questa centralità della dimensione naturale che Amalia mette così bene in luce. Allora, l'apparenza da questo punto di vista, la conoscenza umana, è una sorta di elemento in cammino. Da questo punto di vista, probabile nel senso che è come avessimo un telos irraggiungibile, avessimo un elemento di trasparenza finale che non appare mai durante il cammino, che però svolge un ruolo epistemologicamente positivo, se ho ben capito, se ho ben colto, come una sorta di attrattore di qualcosa che, come dire, un magnete, no? Che guida come per la bussola la conoscenza verso la sua compiutezza, che è una compiutezza di tipo come potremmo dire plenitudo realitatis, no? Non so, plenitudo realitatis, che in realtà però non svolge mai, se ho ben colto, una funzione non si attualizza mai, ecco, e vige invece come una sorta di riferimento regolativo a cui la conoscenza perviene per approssimazione successiva, diciamo, di Sant'Agostino. Ora, è proprio in questo senso che diventa, mi sembra, particolarmente interessante il modo in cui viene considerato il senso dell'immagine, il concetto di immagine, che viene da questo punto di vista caricato anche di un significato positivo, e certamente oscilla tra apparenza illusoria e una pienezza ontologica, e tuttavia l'immagine sembra appunto un piolo nella scala della conoscenza, qualcosa che si può utilmente utilizzare con le dovute cautele per appunto giungere a quello che viene definito il lumine sue immagini, un lumine sue immagini. Da questo punto di vista abbiamo appunto, come dire, una stratigrafia della conoscenza che si dipana dalla luce all'oscurità. Io non so se qui dietro si cieli in qualche modo l'incipit giovanneo, può darsi, ma e certamente in questa dimensione conflittuale, no, che vige la conoscenza e vige anche quel chiaroscuro senza il quale la conoscenza non si può dare, no? Nel senso che nella totale chiarezza non avremo conoscenza, ma la totale presenza della realtà a se stessa, e dunque la non necessità più di conoscerla, perché essa sarebbe tutto acquisita nella sua simultaneità, no? Appunto, c'è un avvicinamento all'eterno che non è mai quello compiuto, che ha una sorta di dimensione, appunto, si va verso il maggioritario in qualche modo, si va
secondo un iter che ci conduce appunto verso il colore simbolo di questo cammino, e che è appunto il bianco. Bianco che in fondo è sintesi, ma è anche il mix di tutti i colori, no? È quello che ti conduce oltre l'itinerario della conoscenza e che ti ribalta su un piano che non è più conoscitivo, ma è la presenza stessa, l'armonia del mondo, l'eternità, la luce, luce di vita volendo, no? Qualcosa che, come dire, cancella la distanza tra il soggetto e l'essere che viene conosciuto, per come dire, riflettere la stessa come dire, vitalità nella sua pienezza, ovviamente vita intradivina che non è mai compiuta. Da questo punto di vista, ecco, Amalia parla appunto di un'estetica della luce che avvicina Rossa Testa, Bonaventura tra Bagnoregio. Mi chiedo se Giovanni Damasceno abbia qualcosa a che fare con tutta questa costruzione, e appunto, come già ha messo molto bene Luce Elio Franzini, la retorica ha un valore orientativo, costruttivo, positivo, probabilistico all'interno di questo itinerario, il quale mantiene al suo interno, e questo mi è sembrato molto interessante, all'interno di un cammino in cui appunto il versante, tra virgolette, estetico ha questa cadenza epistemologica, ha anche un versante che ci conduce, che ci riconduce alla tradizione retorica, l'ornatus, il conveniens, il decens, che rimandano a, come dire, a una dimensione che fa valere il seme ontologico e l'etico, e al tempo stesso l'organizzazione stessa della realtà nella sua ispirazione profonda, no? Che giustifica per l'appunto l'idea dell'artifex. L'artifex appunto come dimensione dell'ordine, come dimensione del principio, ma anche come dimensione della meta a cui ha idea di poter tendere, come dimensione appunto di un itinerario che è possibilmente infinito, ma che comunque ha un proprio orientamento sicuro, che non può perdersi entro sentieri, che comunque è consapevole dell'errore quando lo incontra. Questo, e da questo punto di vista, è molto interessante il fatto che appunto la bellezza entri in questa cosa, cioè ti dice dove devi andare, ti indica una via, ti indica la via verso, come dire, il piano superiore, e ti indica anche come non errare, come non sbagliare, no? In questa dimensione, entro l'articolazione, no? Come dire, di una ricosmizzazione della conoscenza, è quella su cui ha già messo molto in luce prima Elio Franzini, che appunto dà un particolare enfasi, riconosce un particolare significato alla natura, una natura che in qualche modo avvia il processo di autoriconoscimento se stesso, il processo verso la luce, che è essenzialmente, intrinsecamente, per l'appunto, un processo artistico. Per cui ringrazio Amalia di questo lavoro davvero molto bello e ho concluso. Grazie. Un attimo solo, in arrivo di Cristoforo Grellar, che ringrazio ancora di aver accolto l'invito. Prego. Allora, avevo deciso di parlare italiano perché non sapevo se l'audienza potrebbe capire il francese, ma penso che tutti voi potete capire il francese. Allora, posso tornare al francese, sarebbe più facile per me. Ma sì, preferite, posso parlare in italiano, ma non so se è una bella idea. Allora, je parle français. Donc, je remercie vraiment
Luca Bianchi et Amalia Celestrini de m'avoir invité ici à présenter donc le beau livre d'Amalia. Donc c'est un plaisir et un honneur pour moi, puisque effectivement, parler ici, c'est parler dans le lieu où a enseigné Mario Dalprat, comme ça a été rappelé. Et Mario Dalprat, c'est vraiment, je crois, le fondateur des études sur Nicolas de Trécourt. Il faut que je parle plus proche du micro. Et en plus de cela, il a écrit un livre sur Jean de Salisbury. C'est plutôt moi qui, comme lui, ai écrit un livre sur Jean de Salisbury. Et c'est le premier à avoir pris au sérieux Jean de Salisbury comme un philosophe. Et pour moi, c'était vraiment un modèle, en fait, d'avoir cette approche de ces auteurs mineurs qui sont parfois négligés, mais de dire non, ce sont vraiment des philosophes qui ont joué un rôle important au Moyen-Âge. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi de parler ici. Et c'est donc un honneur qui se redouble d'un plaisir, puisqu'il s'agit de présenter un livre, un très beau livre sur Autrécourt. Je suis toujours content quand je vois que des jeunes chercheurs s'emparent de Nicolas de Trécourt pour le lire à leur façon. Je sais que Roberto Zambiasi aussi, dans sa thèse, s'est intéressé à Autrécourt. Et donc Amalia a produit ce livre dont nous parlons à présent, donc, qui, à mon avis, est vraiment appelé à rester dans les études autrécuriennes. Alors, j'ai déjà dit dans ma préface tout le bien que je pensais de ce livre. Je ne vais pas recommencer, ce serait un peu fastidieux. Ce que je souhaiterais faire ici, en fait, c'est souligner, puisque je parle du point de vue de l'historien de la philosophie après mes deux collègues spécialistes d'esthétique, c'est souligner l'importance du prisme rhétorique qui a été choisi par Amalia pour montrer comment c'est, peut-être contre toute attente, extrêmement pertinent de choisir ce point de vue pour approcher Autrécourt et peut-être, c'est l'hypothèse que je voudrais formuler, plus généralement la philosophie parisienne du XIVe siècle. Alors, il y a des précédents, puisqu'il y a un très bel article de Massimo Parodi, Scetticismo et Rhetorica in Nicolas de Trécourt, et il y a le très bel article aussi, enfin, les très beaux articles de Sancacusa sur la beauté la convenance chez Autrécourt, mais Amalia a su reprendre ces deux points de vue et donc les faire travailler ensemble dans ce livre. Alors, avant de commencer mes remarques, je rappellerai d'abord, puisque je pense que c'est important, la difficulté propre à l'étude de l'œuvre de Nicolas d'Autrécourt. Donc, il faut comprendre l'effort que ça a demandé à Amalia et aux autres comme moi qui ont travaillé sur Autrécourt de s'approprier cette pensée. Ces difficultés sont doubles, externes et internes. D'un point de vue externe, Nicolas d'Autrécourt a été victime assez tôt d'un phénomène de ce qu'on pourrait appeler la fossilisation historiographique, c'est-à-dire qu'il a été renvoyé et cantonné au statut de Jung médiéval. Alors, cette étiquette, d'un côté, a assuré sa pérennité dans l'histoire de la philosophie médiévale, et en même temps, lui a porté tort, puisqu'on l'a réduit à ce statut de destructeur de la scolastique et annonciateur de la modernité. Donc la première difficulté quand on lit Autrécourt, c'est de se départir de ce prisme séduisant, assurément, de la modernité pour lui restituer son appartenance au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre de côté cette question de la modernité qui est fondamentale, mais il ne faut pas chercher au Moyen-Âge un philosophe moderne, il faut chercher au Moyen-Âge comment se mettent en place les conditions de possibilité de la modernité. Et c'est, à mon avis, ce que propose Amalia dans son livre, avec cette approche rhétorique. Donc, pour cette raison, il est important, et c'est ce que Zénon Calouza a rappelé à plusieurs reprises dans ses travaux, il est important de replacer la pensée de Nicolas d'Autrécourt dans son contexte de production. La deuxième difficulté, elle est à la fois contingente et structurelle. Contingente, puisque la condamnation de Nicolas d'Autrécourt et la destruction partielle de son œuvre nous laisse finalement peu de choses pour apprécier sa pensée, d'un point de vue quantitatif, donc un petit traité philosophique. Et la difficulté aussi structurelle, parce que ce petit traité philosophique est tout à fait atypique par rapport à la littérature scolastique habituelle. Donc on a un traité qui s'apparente à une sorte de journal philosophique, de compte-rendu d'enseignement, de work in progress, on ne sait pas trop comment le caractériser. Et puisque le corpus est restreint, il manque les moyens qu'on aurait dans une œuvre plus vaste de prendre des parties pour les confronter ensemble et les interpréter mutuellement. Donc, pour dépasser le caractère atypique et elliptique des arguments de Nicolas d'Autrécourt, il faut, là encore, contextualiser l'œuvre de Nicolas
et chercher ailleurs des points de comparaison. Et donc, c'est ce que fait Amalia en proposant donc de choisir la rhétorique comme clé de lecture de cette œuvre. Alors, je dois confesser que c'est une idée qui ne m'était jamais venue à l'esprit quand j'ai lu votre cours il y a maintenant assez longtemps. Je pense que c'est une idée extrêmement riche. C'est ça qui me plaît, c'est l'idée que finalement, même avec un tout petit corpus, l'étude d'Autrécourt n'est jamais achevée, mais il y a toujours moyen de renouveler la lecture que l'on fait de ce philosophe. Alors, pourquoi le prisme de la rhétorique ne va-t-il pas de soi et pourquoi est-il malgré tout extrêmement pertinent ? Alors, le prisme de la rhétorique ne va pas de soi parce que la rhétorique, Amalia le rappelle dans son livre, c'est une discipline qui est relativement négligée dans le cursus universitaire, en tout cas à Paris. La situation est peut-être différente en Italie, mais à Paris, la rhétorique ne tient pas une place fondamentale. La rhétorique romaine, qui était importante au XIIe siècle, est passée de mode, et la rhétorique d'Aristote n'a pas vraiment réussi à se faire une place entre la dialectique et la poétique, malgré l'introduction de l'organon élargi qui, finalement, essaye de classer cette rhétorique entre la poétique et la dialectique. Malgré tout, on a vraiment le sentiment qu'il se passe quelque chose dans le premier quart, première moitié du XIVe siècle, à Paris, puisque, comme le rappelle Amalia, tant Jean de Jandun que Jean Buridan donnent un commentaire de la rhétorique d'Aristote. Et Buridan sera suivi par Gerson, qui, l'un et l'autre, vont promouvoir la rhétorique comme logica moralis, donc comme la méthode logique qui est adaptée à l'étude de l'éthique, même si Buridan n'applique pas vraiment la théorie qu'il a préconisée dans son propre commentaire à l'éthique. Mais quoi qu'il en soit, on voit que donc au début du XIVe siècle, à Paris, avant même l'essor de l'humanisme, qu'il soit italien ou français, les conditions semblent réunies, mais il reste encore beaucoup de travail, je pense, à faire sur cette question-là, mais en tout cas, les conditions semblent réunies pour que de nouvelles formes discursives soient introduites dans les pratiques philosophiques. Et c'est pour ça que le choix de la rhétorique me paraît judicieux pour approcher les œuvres de cette période. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a une évolution du discours sur la scientificité, une revalorisation du probable dont Nicolas d'Autrécourt est l'un des acteurs, effectivement. Et donc, de ce fait, en raison de ce mouvement général de modification des critères de scientificité, il y a une légitimité à utiliser la rhétorique comme clé de lecture de ces œuvres. Alors, dans le cas d'Autrécourt, il y a une autre raison pour laquelle ce choix est tout à fait judicieux, c'est que Nicolas d'Autrécourt est bachelier en droit civil à Orléans, et Orléans, précisément, est resté tout le temps attaché à cette tradition, disons, humaniste ou proto-humaniste, liée en tout cas à la rhétorique romaine. Et Amalia avait écrit un très bel article sur l'influence du droit romain dans la pensée épistémologique de Nicolas d'Autrécourt. Donc, pour toutes ces raisons, bien que ça n'aille pas de soi, il était judicieux et légitime de prendre la rhétorique comme clé de lecture de l'œuvre de Nicolas. Alors, ce que je voudrais montrer maintenant, rapidement, parce que je ne veux pas être trop long si Amalia doit me répondre, c'est deux acquis du livre qui me semblent importants, mais qui peuvent aussi laisser place à la discussion. Je soulignerai quelques points. Donc, deux acquis qui sont les suivants. La signification et la fonction de la beauté dans le système de Nicolas. Alors, je ne marcherai pas sur les plates-bandes de mes collègues esthéticien, j'adopterai un autre point de vue. Et d'autre part, une idée qui me semble excellente et qu'il faudrait vraiment développer, c'est l'idée donc, que la notion de communauté joue un rôle important dans l'épistémologie d'Autrécourt. Alors, premier point, la question de la beauté. Donc, comme le livre d'Amalia le montre bien, la notion de beauté, pulchrum, aptus et tous les concepts qui lui sont liés, ornatus, conveniens, decens, joue un rôle important dans la philosophie de Nicolas, en lien avec ceux de l'ordre et de la beauté. Il joue un rôle notamment pour rendre compte de la structure générale de l'univers, mais aussi de la structure de la connaissance humaine. Alors, l'importance de ces concepts avait été signalée par Zenon Capusa, hein, je l'ai dit, mais personne, en fait, avant le livre d'Amalia, n'avait pris au sérieux cette hypothèse de Zenon, je pense, pour vraiment
en faire l'objet d'une étude approfondie. Et je pense donc qu'il est important d'avoir fait ce travail donc de mise à l'épreuve finalement de l'hypothèse de Zeno. Et c'est important parce que ça permet de bousculer un petit peu les graphiques. Donc, encore une fois, hein, ce label du Hume médiéval qui a valu à Autrécourt, aussi bien chez Panofsky que chez Eco, d'être tenu avec Guillaume d'Occam pour le destructeur de la scolastique. Donc, il faut aller au-delà. Et ce que montre l'étude d'Amalia, c'est que finalement, les choses ne sont pas aussi simples. Donc, Nicolas défend une pensée de l'ordre, une pensée de la finalité, une pensée de la convenance, qu'il inscrit dans une vision du monde qui est héritée des systèmes péripatéticiens et averroïstes. Et de fait, le dieu régulateur de Nicolas d'Autrécourt est bien plus proche du dieu d'Averroès que du dieu des chrétiens. Mais en même temps, donc, même si Autrécourt s'inscrit dans ce cadre parfaitement médiéval, parfaitement averroïste et péripatéticien, ce que montre le livre d'Amalia, c'est qu'il le vide largement de sa dimension métaphysique. Donc, il modifie de l'intérieur ce cadre général pour finalement le transformer. Et ce qui m'a paru extrêmement intéressant d'un point de vue heuristique pour comprendre cette transformation interne d'un système, c'est les trois types de beauté que Amalia reprend à Umberto Eco, qui lui-même le reprenait à Albert le Grand. Donc, c'est à la page 244-245 du livre. Donc, Amalia propose cette typologie qui avait été proposée par Eco, qui reprenait Albert le Grand. Donc, c'est une typologie qui distingue trois types de beauté au Moyen-Âge, enfin, trois conceptions de la beauté, une conception objectiviste forte, qui repose sur une conception, disons, platonicienne de la forme, une conception objectiviste modérée qui est rattachée à Thomas d'Aquin, et une conception appelée subjectiviste ou plutôt intersubjective de la beauté qui est inspirée de Cicéron et de l'œuvre rhétorique. Et pour rendre compte de cette intersubjectivité, c'est la notion de communauté de référence qui est utilisée par Amalia, et on verra tout à l'heure l'importance de cette notion. Alors, rattacher Autrécourt à ce troisième type du beau permet effectivement de comprendre, à mon avis, comment Autrécourt, tout en s'inscrivant dans un cadre de pensée qui est propre à son époque, le transforme de l'intérieur en remplaçant la métaphysique par l'épistémologie. Donc, la rhétorique montre ici qu'elle est une clé de lecture efficace pour interpréter l'absence de métaphysique chez Autrécourt, parce que ça, c'est effectivement indubitable, il n'y a pas de métaphysique chez Autrécourt. Donc, absence de métaphysique qui s'explique par ce passage, par la rhétorique. Alors, ce qui serait intéressant pour que la typologie fonctionne véritablement de façon heuristique et que, encore une fois, on sorte Autrécourt de son statut d'apax, qui pourrait lui nuire, c'est de se demander s'il y a d'autres exemples médiévaux, à quel moment, dans quelles conditions, qui peuvent être rattachés à ce troisième type cicéronien de beauté. Et je pense que c'est vraiment un point important, c'est encore une fois, c'est de replacer Autrécourt dans son contexte pour éviter que, de nouveau, il soit considéré comme un génial précurseur, et qu'on range très vite dans cette catégorie pour ne plus l'en sortir. Donc, ça me paraît extrêmement important de poursuivre dans cette perspective. Alors, ce que montre ce premier ensemble de remarques, à mon avis, c'est aussi qu'il y a un enseignement historiographique qui ressort de ce livre, c'est qu'un philosophe ne pense jamais en dehors du cadre général fixé par l'époque à laquelle il appartient. Mais qu'en même temps, tout en restant dans ce cadre général, il peut trouver les outils pour déconstruire ce cadre et pour inventer d'autres possibles, pour plutôt profiter de possibles qui sont là et pour les actualiser. Le deuxième enseignement important d'un point de vue historiographique, c'est que l'examen de la question du beau chez Autrécourt montre comment il s'inscrit dans un mouvement général qui va s'accentuer à partir du XIVe siècle et qui consiste à impulser une sorte de déplacement de la métaphysique vers l'ontologie et de l'ontologie vers l'épistémologie. Et c'est un déplacement qu'on observe ailleurs aussi, notamment chez Buridan, hein, où la métaphysique est dans une large mesure une théorie de la connaissance.
Donc, ceci me conduit à mon deuxième point, le deuxième point important sur lequel je voulais insister, et qui est la place de l'idée de communauté dans l'épistémologie de Nicolas de Trécourt. Alors, comme le souligne Amalia donc aux pages 216-240, la clé de lecture offerte par la rhétorique permet de souligner un aspect important de la démarche de Nicolas, et qui est assez largement inaperçu, à savoir le rôle de la communauté dans la formation du savoir et le lien entre savoir théorique et pratique civile. Alors, Amalia distingue trois niveaux de communauté que je résume. Un premier niveau de communauté qui est celui de l'accord intersubjectif sur des normes d'évaluation de la connaissance sensible. Un second niveau de communauté qui est celui constitué par la pratique universitaire de la dispute. Et un troisième niveau de communauté qui est l'assimilation des découvertes théoriques dans une perspective civile et pratique en vue de permettre une action droite. C'est le niveau de ce qu'on pourrait appeler une politique de la science au sens le plus strict, hein, qui est exemplifié chez Autrécourt par le rôle pratique qui est dévolu à la thèse de l'éternité des choses. La thèse de l'éternité des choses joue un rôle éthique et politique chez Nicolas d'Autrécourt. Alors, la distinction de ces trois niveaux me paraît extrêmement importante, extrêmement féconde d'un point de vue heuristique. Elle permet véritablement un renouvellement, je pense, de l'épistémologie de notre lecture de l'épistémologie d'Autrécourt. Mais il faut la préciser. Il faut la préciser d'abord pour des raisons tout à fait conjoncturelles qui sont liées à l'état de la médiévistique aujourd'hui, parce qu'on assiste à un engouement chez les médiévistes pour l'épistémologie sociale, surtout chez nos collègues anglo-saxons. Et de fait, l'historiographie de l'épistémologie médiévale semble souvent suivre les effets de mode de l'épistémologie anglo-saxonne. Donc, pendant très longtemps, l'épistémologie anglo-saxonne s'est développée dans un cadre, disons, post-cartésien, d'une épistémologie centrée de façon presque solipsiste sur un sujet connaissant. Et puis, progressivement, on s'est rendu compte que des limites de ce modèle post-cartésien, et donc l'épistémologie anglo-saxonne a évolué en introduisant l'épistémologie des vertus, et donc maintenant, tout le monde fait de l'épistémologie sociale. Le problème, souvent, de cette pratique chez nos collègues anglo-saxons, c'est que l'épistémologie sociale, c'est le social sans la société. C'est-à-dire qu'on se contente d'une simple intersubjectivité sans réfléchir véritablement sur les conditions véritablement sociales, civiles, politiques du savoir. Donc, on ne cherche pas véritablement à mettre au jour les facteurs sociaux et politiques du savoir chez les auteurs médiévaux. On ne cherche pas véritablement à comprendre les interactions entre théorie et pratique. Alors, certains collègues le font, hein, je mentionne notamment les travaux de ma collègue du CNRS, Julie Brimbert, qui travaille vraiment d'un point de vue sociologique sur les pratiques de dispute. C'est aussi la même démarche qui est adoptée par Anna Maria Mora Marquez à Göteborg. Mais voilà, ce n'est pas le modèle le plus développé. C'est pour ça qu'il me semble que la tripartition des modèles de communauté proposés par Amalia est extrêmement importante, novatrice et féconde. Elle est importante parce qu'elle permet de restituer au prologue de Nicolas, donc ce prologue très particulier où il agresse assez violemment ses collègues de la Faculté des Arts, cette tripartition permet de restituer au prologue de Nicolas un rôle programmatique et organisateur pour le reste de l'exécuteur d'eau. Donc, il ne faut plus séparer le prologue du reste de l'exécuteur d'eau, mais vraiment les comprendre de façon liée. Alors, pour convaincre entièrement, cependant, il faudrait, à mon avis, lever quelques objections ou quelques incertitudes autour de cette notion de communauté. La principale objection qui vient immédiatement quand on lit le prologue en particulier, c'est que la communauté universitaire, donc ce qui correspond au deuxième niveau de communauté dans la tripartition d'Amalia, si elle est bien présente, donc, notamment le prologue, est caractérisée plutôt négativement. C'est-à-dire que Nicolas, finalement, considère la communauté universitaire, ses collègues de la Faculté des Arts, comme un frein conservateur au progrès du savoir. Et à l'inverse, l'ami de la vérité peut apparaître comme un exemple de production individuelle du savoir par un retour aux choses mêmes, et donc par opposition à un savoir commun, mais qui est de nature livresque, et qui repose trop souvent sur l'autorité et le témoignage. Donc là, il y a un problème à articuler qui est de savoir, et ça renvoie aux discussions qu'on a tout à l'heure sur cette question du faux philosophe et du vrai philosophe, finalement, comment faire pour articuler à la fois
la présence de la communauté scientifique, qui est effectivement un moteur de production du savoir chez Autrécourt, et cette espèce d'idéal quasi prophétique, hein, comme l'avait montré Sénon Calusa, de l'ami de la vérité, qui est une sorte de chevalier blanc de la philosophie. Donc ici, il y a un vrai problème à résoudre, à mon avis, qui est donc lié à cet élitisme de Nicolas d'Autrécourt, qui est quasiment, donc qui est celui qui doit manifester la loi divine au peuple, et qui est quasiment une sorte de lex animata, hein, comme disent les juristes à ce moment-là, qui enseigne par l'exemple plus que par la parole. Donc la question, c'est vraiment, et c'est une vraie question, ce n'est pas une objection, je pense qu'il y a sûrement des moyens de résoudre cette apparente contradiction, c'est est-ce que Nicolas se donne les moyens de penser les formes communautaires de production et de diffusion du savoir? Alors, par-delà cette question, objection, incertitude, il est indubitable que l'hypothèse d'une formation communautaire ou intersubjective du savoir permet de comprendre certains aspects du probabilisme de Nicolas et permet aussi donc de comprendre certaines formes de raisonnement de type rhétorique qui accompagnent son probabilisme. Par exemple, la fameuse fable des aveugles, hein, qui est très bien analysée par Amalia et qui est un passage très intéressant de l'exhibit d'Ordo, si on laisse de côté le contenu, est un apologue, donc est une fable. Et là, on est vraiment dans la continuité de cette remarque d'Aristote dans la Métaphysique, livre 2, chapitre 3, 995 à 1,5, où Aristote, et c'est une autorité qui est tout le temps répétée, surtout au XIVe siècle, Aristote explique que les fables et les récits ont une valeur cognitive du fait qu'elles sont plus facilement reçues par les auditeurs. Donc on voit là, en acte, en quelque sorte, la façon dont Nicolas met en œuvre la rhétorique pour suivre en quelque sorte ce conseil aristotélicien. Donc cette remarque, en fait, à mon avis, fait écho à la question, là encore soulignée naguère de façon précurseur par Zénon Calusa, la question de la materia subjecta, c'est-à-dire la question de l'adaptation des méthodes de chaque science à leur objet propre, et qui va connaître un développement important à la Faculté des Arts de Paris au XIVe siècle. Précisément à l'époque où moi je faisais ma thèse sur Autrécourt, j'avais de fréquentes discussions avec Zénon qui venait d'écrire l'article, très bel article pour les mélanges de Eugenio Randi, où il avait introduit cette question de la materia subjecta, et il cherchait déjà, alors il avait trouvé, mais je pense que la recherche devrait être continuée, il cherchait chez Autrécourt cette question de la materia subjecta. Donc on voit que l'introduction du probabilisme chez Autrécourt, appuyée non seulement sur les topiques, mais aussi sur la rhétorique, pour moi la démonstration de la Maya est vraiment indubitable, hein, fait écho à ce pluralisme méthodologique qui se développe à Paris au XIVe siècle, notamment chez Buridan, le collègue adversaire de Nicolas à la Faculté des Arts, et qui permet de comprendre le renouvellement du cadre de l'épistémologie parisienne à ce moment-là. Donc ce renouvellement, c'est vraiment celui d'une crise de la scientificité, la remise en cause du paradigme démonstratif hérité des sciences analytiques, et donc cette tentative de chercher autre chose que le syllogisme démonstratif. Donc, ce qu'il faut poursuivre, je pense, maintenant, c'est vraiment essayer de comprendre comment, au niveau même des pratiques scientifiques, et pas simplement des discours, comment au niveau des pratiques scientifiques, ce prisme rhétorique, qui n'est pas nécessairement théorisé, est malgré tout appliqué. Alors, on pourrait se dire, hein, je l'avais un peu évoqué en introduction, que finalement, la pensée d'un philosophe dont il ne reste plus qu'une centaine de pages aurait pu faire depuis plus de 70 ans, depuis 1951, le livre de Dalprat, l'objet d'un traitement exhaustif. Donc, à quoi ça sert d'écrire encore des livres sur Autrécourt en 2022? En fait, ce que montre le livre d'Amalia, c'est que nous sommes loin d'avoir épuisé la compréhension de l'œuvre de Nicolas d'Autrécourt. Précisément à cause de son caractère atypique et elliptique, il est nécessaire de sans cesse reprendre cette œuvre, de renouveler notre compréhension à l'aide de nouvelles clés de lecture pour affiner notre connaissance de ce philosophe et du contexte dans lequel il a produit son œuvre. Donc le livre d'Amalia, à mon avis, doit être lu vraiment comme une double invitation à lire et relire encore Autrécourt et à approfondir notre connaissance du Moyen-Âge tardif. Scusate, abbiamo i consueti spostamenti, ma ecco, forse se la sentite e la vedete, adesso le parole in risposta ai interventi dei colleghi.
grazie. Grazie davvero ai presenti, in particolare ai professori per le loro magnifiche relazioni. Veramente per me questo è un momento di grande importanza, emozione. Sono veramente onorata e mi fa veramente molto piacere poter presentare il mio lavoro in questo contesto, che è stato il luogo appunto dove mi sono formata. E a maggior ragione appunto pensando che anche il luogo dove insegnò e fece ricerca Mario Dal Pra, per me veramente è assolutamente significativo questo momento. E vorrei ringraziare in particolare i docenti con cui mi sono mi laureai, il professor Massimo Parodi, che ci segue online, il professor Elio Franzini, grazie al professor Franzini per aver accolto questo libro nella sua collana, e il professor Vercellone per essere presente e aver accolto appunto di proseguire il dialogo anche sulle mie opere, sui miei studi precedenti, il professor Grellara per la sua bellissima introduzione, e per esserti presente, il professor Bianchi per anche la disponibilità insomma a questa giornata, e certamente anche alla professoressa Carla Casagrande per aver letto e dato per me un importante contributo in forma di consigli. Prima di cominciare a rispondere specificamente alle questioni tutte molto interessanti e stimolanti, vorrei brevemente ripercorrere un po' il percorso che mi ha portato appunto a concludere questo lavoro. E in origine c'è senz'altro l'insegnamento. Scusate tantissimo, mi spiace. Grazie mille. Torno. Scusate. Sì, allora volevo brevemente, cercherò appunto di dire qualche parola in questo senso. Innanzitutto, certamente in origine ci sono le lezioni del professor Massimo Parodi, che nel primo anno che mi iscrisse a questa università potei seguire un suo corso sulle arti liberali, dove appunto il pensiero di Nicola fu illuminato a proposito di questioni storiografiche, dove in particolare la prospettiva dalpraiana è molto presente nel suo insegnamento. E gli domande appunto di poter approfondire questo autore, cominciai dalle lettere a Bernardo d'Arezzo. Ed è qui forse che a origine la prima ipotesi di lettura centrata sulla nozione di comunitas, appunto una comunità del sapere, una comunità anche che ha un ruolo anche dal punto di vista politico ed etico, se si pensa ad esempio a quel passaggio molto significativo dove Nicola trae le conseguenze anche disastrose di una prospettiva di scetticismo radicale, come può essere quella di Bernardo d'Arezzo, se appunto si negasse il legame tra apparenza e realtà, appunto si arriverebbe addirittura a negare la possibilità della validità della testimonianza religiosa, della validità della testimonianza storica, e la società stessa andrebbe in frantumi. Questo è un punto per me che è stato fondamentale e centrale proprio per individuare una importanza della dimensione, del risvolto pratico a livello appunto anche etico e politico, poi magari approfondirò questo punto della riflessione del maestro Lorenese. C'è poi anche stato il corso sullo scetticismo medievale, su Nicola di Oltrecourt, ma
Vorrei ricordare anche un secondo punto fondamentale, che sono appunto le letture fenomenologiche, le letture della tradizione fenomenologica, che in questa università anche ha una rilevanza particolare, e tramite le quali appunto ho potuto individuare dei centri, dei nuclei tematici, e in particolare delle inaspettate somiglianze, ma anche delle considerazioni filosofiche che ho cercato di svolgere sempre con attenzione a mantenere, appunto a non attualizzare e a mantenere un'aderenza al contesto. Il testo che per me è stato fondamentale è certamente quello di Franzini sull'introduzione tematica al pensiero di Nicola di Utrecourt, e le questioni riguardano l'intenzionalità della conoscenza, la nozione di intersoggettività, le circostanze dell'apparire, come anche una concezione di verità che si svolge nella dimensione processuale. E appunto mi hanno consentito di non sovrapporre una nuova lettura, non sovrapporre, diciamo, categorie contemporanee all'opera di Nicola, quanto piuttosto interrogarmi e quindi leggere con una prospettiva, diciamo, per certi versi consapevole, le pagine utrecourtiane. Poi appunto prevalsero le domande di carattere più estetico, che appunto condussi certamente con la guida del professor Franzini, forse però a partire da una osservazione un po' provocatoria che oggi si può leggere nell'articolo che il professor Grellar citava di Massimo Parodi su scetticismo e retorica di Nicola di Utrecourt, dove appunto nel momento in cui si problematizza la questione del fondamento di questo universo perfetto, armonioso, ordinato che Nicola propone, fondato sul convenience, sul concetto stesso di bene, però domandava un po' provocatoriamente: ma perché i tramonti sono belli? E questo, che apparentemente sembra introdurre una questione che non sembra appartenere al testo, in realtà mostra come la questione appunto della fondazione di una metafisica, che non è propriamente una metafisica, perché appunto fondata a livello probabile utrecourtiana, sia un problema di scelta, sia un problema di gusto, cioè non si vuole fondare una dimensione dogmaticamente salda, quanto piuttosto si vuole concentrare l'attenzione su una sorta di circostanzialità, una sorta di dimensione più contingente, appunto anche questa ipotesi della eternità delle cose sostenuta da Nicola come più probabile non più vera, per così dire, rispetto alla prospettiva aristotelica, e proprio in funzione anche etico-politica, cioè in funzione di una migliorare, per così dire, la condizione umana, nel senso di far sì che il filosofo possa guidare il popolo, possa guidare gli esseri umani verso una dimensione appunto orientata al bene. E questo è un punto, secondo me, centrale, che mostra l'importanza della dimensione utrecourtiana, della riflessione utrecourtiana a proposito del fondamento della sua concezione dell'eternità delle cose, così come della centralità nell'idea del bene, quasi come esigenza della ragione, e non appunto come un presupposto. Mi furono poi le letture sugli studi di estetica di Umberto Eco, poi che ho rivisto anche in modo critico, anche grazie al dibattito più contemporaneo, si pensa agli studi di Beaumont, ma quello che mi è sembrato di poter individuare nell'opera di Nicola è appunto l'esigenza di osservare come appunto questo concetto di bello possa essere concettualizzato.
un concetto che appunto ha un'ampiezza specifica nell'opera oltrepurtiana che non si limita ad essere, anzi non è per niente tematizzato, nel senso che il termine pulcrum nell'opera oltrepurtiana occorre solo 3 volte e come un esempio, all'interno di un esempio specifico, come appunto esempio per chiarire specialmente la conoscenza indiretta delle cose, e Dio disse al cieco che il bianco è il colore più bello di tutti. Ma questa, a parte la centralità di questo, la peculiarità, diciamo, di questo esempio all'interno dell'opera oltrepurtiana, su cui non c'è tempo di soffermarsi, ma la cosa interessante è che l'opera oltrepurtiana è intessuta di una veramente di una molteplicità di stratificazione testuale, dove appunto i termini del bello che ho cercato di evidenziare, che sono stati appunto richiamati nelle relazioni precedenti, come appunto questi concetti siano assolutamente centrali a mostrare la concettualizzazione della bellezza a partire da un lessico principalmente retorico, anche se poi mediatizzato da un discorso filosofico e teologico del contesto e della tradizione. Queste ipotesi iniziali si sono poi per così dire, per certi versi confermate o anche cambiate direzione talvolta dalla lettura dei testi, dal confronto con le fonti, dal confronto con la letteratura critica. Certamente gli studi di Zenon Calosa sono stati fondamentali, come anche altri, e ovviamente quelli del professor Christophe Grellard, che mi hanno permesso di comprendere a livello di sfumatura appunto del pensiero oltrepurtiano, ma anche a livello del contesto dottrinario in cui il suo pensiero si situa. Posso quindi passare alle questioni appunto sollevate durante questo incontro, e forse posso partire direttamente dall'osservazione del professor Grellard. Sicuramente lui evidenziava appunto 2 punti, la questione della bellezza e la dimensione della communitas come dimensione appunto centrale e interessante nell'opera oltrepurtiana. Sulla bellezza forse potrò ancora approfondire meglio in seguito. Certamente la concezione oltrepurtiana è molto particolare. Come ho detto, appunto, la mia è stata una ricostruzione di un pensiero che non direi implicito, ma che potrei dire pervasivo, nel senso che è presente nell'opera complessiva, è presente diffusamente, non c'è una tematizzazione specifica. Ma d'altra parte è molto interessante, e poi magari potrò specificarlo il senso in cui è interessante per un'anche visione all'interno non solo della storia del pensiero medievale, ma anche nel rapporto a quello che l'estetica può considerare della sua storia prima della nascita della disciplina, che appunto è una fondazione probabile del bello, ma non tanto perché appunto la dimensione della bellezza sia fondata sul probabile, non ne parla esplicitamente, quanto piuttosto la sua struttura argomentativa lo conduce appunto a sviluppare più livelli in cui la dimensione probabilistica è fondamentale, e anche la dimensione della bellezza acquisisce un senso non metafisico, quanto piuttosto retorico, argomentativo, e appunto disseminata nei diversi ambiti della conoscenza,
della dimensione della, dell'arte, se vogliamo intendere nel senso ampio di ars medievale, come si può leggere ad esempio nel passaggio dedicato all'artifex. Così come anche una dimensione del bello naturale, del bello anche nel discorso, fondamentale in alcuni punti dell'opera trecuortiana. Vorrei però concentrarmi in modo particolare sulla nozione di comunitas, che effettivamente emerge a più riprese nella riflessione trecuortiana. Appunto vi è una comunità, per così dire, epistemologica, una comunità invece più di carattere civile politico. Sulla questione che effettivamente dà problema nell'opera trecuortiana della comunità in senso epistemologico, questo è verissimo, perché Nicola nel prologo afferma che la dimensione appunto della comunità, intesa come gli aristotelici che operano nella facoltà delle arti del suo tempo, è appunto conservatrice, blocca la ricerca. Lui dice proprio che vi sono maestri che non guardano più alle cose stesse, che partono dal leggere le opere di Aristotele e considerano le loro conclusioni come se fossero principi. Cioè, questo vuol dire che la ricerca è bloccata dentro un ambito autoreferenziale che non può più svilupparsi. Questo è un concetto di comunità molto, molto presente e decisivo nella riflessione trecuortiana, alla quale appunto si appone l'amicus veritatis, l'amico della verità, e quindi che appunto ha un ruolo, come filosofo, di mostrare invece la retta via e di tornare alle cose stesse. Questo lo dice lui stesso, affinché gli uomini convertano il loro intelletto alle cose. E questo passaggio è veramente significativo, che mostra l'attenzione di Nicola nei confronti dell'apparire, dell'apparenza in pieno lumine, come dimensione che dà idea e accesso a tanto una realtà empirica quanto piuttosto alle cose appunto come appaiono, come si presentano a chi conosce. Ma la cosa interessante è che proprio nel prologo lui elenca anche alcune regole, diciamo, del corretto giudizio. E secondo me è qui che si può trovare il versante positivo della concezione di comunitas trecuortiana, o meglio, si può vedere il versante positivo, diciamo, chiaramente e esplicito, dove appunto Nicola osserva che la dimensione del giudizio può essere rettificata anche parlandone con qualcuno che, come dire, che si reputa di non offuscato, per così dire, da invece tutta quella dimensione di pseudosapere che caratterizza invece gli aristotelici. Lui dà anche delle regole precise appunto della direzione appunto del retto giudizio, dove il punto di partenza è sempre le cose così come appaiono. Però c'è anche un punto in cui emerge il ruolo, insomma, di un'alterità del soggetto. Quindi già a questo punto se non ricordo male, la seconda regola della civile, chiamata così, dove appunto appare la rilevanza del confronto e dell'apertura del soggetto conoscente, che appunto non è solo con se stesso. E questo, a mio parere, si vede moltissimo poi nell'esplicitazione della teoria conoscitiva trecuortiana nel sesto trattato dell'Esegitorum, che a mio parere, che è un trattato centrale appunto per l'epistemologia trecuortiana, così come lo è l'ottavo, anche se qui, come il professor Prellara ha in modo molto
preciso, delineato appunto il passaggio anche, visto che appunto si tratta di un lavoro in fieri e non di una sistematizzazione e non di un trattato appunto che mostra una teoria già formata, questa idea appunto per cui Autrecourt ha cambiato nel corso del tempo, prima era le arti, poi studia anche teologia, proprio in questo passaggio tra il sesto e l'ottavo trattato, ci sono delle differenze, ma alla base, a mio parere, si può trovare una concezione di comunitas anche in senso gnosologico. E questo lo si vede in particolare in alcuni punti, quando tratta la questione delle illusioni dei sensi e quando c'è quel momento, a mio parere, assolutamente centrale, quando il dubbio scettico continua a incalzare e domanda ma che cosa intendi per vedere, che cosa intendi quando dici bianco, questo che io vedo, che cosa intendi per vedere? Ecco, questo io chiamo vedere, ecce, dice ancora. Ed è proprio in questo punto che si fonda sì il momento, diciamo, dell'aderenza a ciò che gli appare, ma allo stesso tempo anche a uno scambio con un'altra dimensione. La conoscenza si costituisce in un certo senso attraverso un'intersoggettività, nel senso di una pluralità di soggetti che concorrono per il manifestarsi, diciamo, del vero. Ad esempio nei riferimenti ai dubbi dei sensi, quando qualcuno appare dolce, qualcun altro appare malato, se uno non sta bene, piuttosto che, ecco, questo altro esempio è assolutamente centrale, quello della barca in movimento, per mostrare, Nicola non si limita a enunciare questi esempi classici della tradizione scettica, ma dialettizza questo problema, ad esempio, del cambiare lo sguardo e osservare appunto da diversi punti di vista il costituirsi della cosa, il costituirsi del proprio oggetto, e mostra appunto come arrivare a definire una dimensione appunto oggettuale, per così dire, è attuato attraverso una pluralità di punti di vista. E questo, diciamo, dal punto di vista epistemologico, vi è poi la prospettiva, diciamo, etico-politica che si vede in differenti, come accennavo prima nel caso della lettera Bernardo d'Arezzo, dove appunto che la verità possa essere conosciuta è un'esigenza della, quasi come un'esigenza della comunitas, affinché non si sgretoli nel non sapere neanche che apparenza ed essere coincidono, nel non poter proporre, ad esempio, Nicola, a proposito, oltre a questo passaggio più epistemologico della lettera Bernardo, vi è un bellissimo passaggio dove un argomento a favore dell'eternità delle cose, dove gli dice se le cose non fossero eterne, gli uomini si intristirebbero. E quindi e non è una eternità presupposta, come non era presupposto il bene, è una dimensione, un criterio orientativo. E questo appunto mi sembra quello che ho cercato, insomma, di delineare come filosofia, come discorso retorico, nel senso aperto anche a una dimensione di persuasività che si vede peraltro in diversi punti della sua opera. Anche il termine persuaso è piuttosto indicativo, occorre pochissime volte in un modo molto interessante, proprio come si apre una dimensione della comunitas. Quindi spero di aver cercato di delineare i punti che ritengo significativi per la questione della comunitas. Cerco di dire brevemente due parole sulle osservazioni che faceva Vercellone, così passo a quelle del professore Franzini.
Certamente mi faceva riferimento, il professor Riccellone faceva riferimento alla questione della claritas come dimensione, questo, la claritas è più un criterio che c'è nel stesso trattato, ma in particolare nell'ottavo acquisisce una rilevanza specifica proprio per delineare questa anche tendenza conoscitiva, la pienezza della conoscenza, la massima chiarezza della conoscenza non può essere raggiunta se non alla prospettiva divina, e questo anche riporta a un tratto, diciamo, dello scetticismo critico, mi piace adottare la formula del Traiana, di Nicola Dutrecourt, dove appunto la conoscenza umana, per esigenza della ragione, per esigenza anche della dimensione sociale, deve fare affidamento a una nozione, a qualche nozione di verità, ma in definitiva non sapremo mai se apparenza deve essere cugina. Per questo che rifonda probabilisticamente la sua conoscenza, e questo è chiarissimo. Arriva anche nella conclusione: se tutte le cose che appaiono esistono, nel stesso trattato, dice è probabile che tutte le cose che appaiono esistano. E questo è un tratto assolutamente significativo nella sua riflessione filosofica, che appunto si declina in diversi modi. Anche la nozione di mago è fondamentale, non ho tempo probabilmente di soffermarmi molto su questa nozione, però vorrei rilevare solo come la nozione di mago, diceva bene Bercellone, non ha soltanto la valenza di illusorietà, non ha soltanto la valenza di dimensione appunto che nasconde la verità. Certo, Nicola fa la distinzione, almeno questa è nella mia lettura, poi si può discutere. Certo, Nicola fa questa distinzione tra apparenza in pieno lumine e apparenza in lumine sua imagines, ma quindi la prima che dà un accesso alle cose per tutta una serie di criteri. La seconda invece che è l'apparenza nel modo del suo essere immagine, e questo però non è immagine, è il modo di apparire della cosa che è come un'immagine. Vorrei sottolineare appunto questa dimensione quasi del modo, della modalità, che appunto mostra come non è un'immagine che si frappone tra soggetto e oggetto. E questa mia lettura, cerco di appoggiarla su alcuni altri passaggi, anche l'esempio dello speculum che torna molto nella riflessione ultracurtiana, non è, a mio parere, che torna anche a proposito del modo di dire che ci guardate che c'è questo tipo di conoscenza, che è una conoscenza parziale, indiretta, quindi non completa, ma con questo non significa che sia da scartare, quanto piuttosto è una delle componenti che consente di avvicinarsi alla cosa, di definirla e di comprenderla. E secondo me appunto c'è anche questo lato intersoggettivo che concorre ad arrivare appunto mai a una compiutezza della conoscenza, ancora che dice questo solo di Dio, ma appunto questa processualità. E quindi anche la dimensione dell'immagine e lo speculum, appunto, dicevo, è una dimensione appunto che riflette e non che appunto, quindi è un modo di apparire e non un modo di nascondere. Poi appunto questa però è un'ipotesi di lettura, naturalmente ci può essere discussione. Quindi posso arrivare alla densa questione che poneva il professor Franzini. Credo che sia un nodo metodologico assolutamente interessantissimo, che anche pone in riflessione la questione dell'uso, della necessità dell'uso anche dell'analogia, se vogliamo, nella lettura storica. E quindi a mio parere assolutamente, però vorrei sottolineare alcune cose in particolare. Appunto, come dicevo, la nozione di probabilità non è una delle mie letture di Otakur, questo è l'icona, quindi non c'è niente di Salvestrini. Quello che può esserci di Salvestrini è la dimensione, per così dire, riferita alla bellezza.
questa è la mia ipotesi che ho cercato di perseguire, che sia possibile ricostruire una concezione di bellezza. Nicola, consapevole che lui non parla che tre, non ci sono che tre occorrenze di punto, però c'è tutto questo lessico, come si diceva appunto in come disordinatus, in decorrendations, eccetera. Quindi questa per quanto riguarda il livello del probabile. Sull'interrogare il filosofo su punti di interesse, credo che questo sia inevitabile che si parta da dimensioni che in qualche modo si sentono anche dal punto di vista filosofico più proprio in qualche modo. Dal Pra fa una bellissima lettura di Nicola di Precuro, ma parla anche del suo trascendentalismo della prassi, quando pone appunto questo livello della dimensione, dice, contro il teoreticismo e contro anche l'immediatismo della prassi, Nicola assume questa posizione di scetticismo critico rilevante, che poi lui alla fine in realtà lo ritrasforma come immediatista della prassi, perché secondo lui non compie il passaggio che fa sul trascendentalismo della prassi, del concepire la prassi come trascendentale kantiano, insomma, da cui appunto il nome del trascendentalismo della prassi. Però, senza voler difendere Nicola dall'accusa dell'Ucraina, che questo ci porterebbe un po' troppo lontani, quindi forse la mia operazione interpretativa è più questa. Devo dire che non è facile, perché da una parte la tensione teorica di voler individuare dei nuclei, di volerli sviluppare, e dall'altra la necessità dell'aderenza al contesto, bisogna trovare la mediazione opportuna, che non è sempre facile. E credo poi che chiaramente come filosofi erano condizionati dal loro tempo nel loro filosofare, anche noi che facciamo storiografia siamo condizionati dal fare appunto storia della filosofia, anche se bisogna certamente impegnarsi per cercare di sviluppare. E quindi forse, come anche suggeriva il professor Franzini, mi sentirei di accentuare questo valore importante del coniugare, piuttosto che di opporre, dimensione filosofica della dimensione storico-filosofica, consapevoli della diacronicità che appartiene a tutto questo appunto porre in discorso. Compreso anche, e questa forse è anche una mia operazione interpretativa che ho sviluppato in questo testo, è per così dire non completamente tematizzato, ma il discorso di Tenio ho cercato di formularlo appunto meglio, di cercare per comprendere appunto ciò che questi autori pensavano di categorie che possono essere per virgolette dette più moderne. In questo caso la bellezza sempre esisteva nel Medioevo, quindi non c'era particolare problema. Però la domanda è: qual è l'esperienza del bello in questi autori? Cioè cercare di non avere un concetto di bello presupposto da sovrapporre, quanto piuttosto individuare una nozione, per così dire, neutra, precedente alle categorie, per non usare termini filosoficamente connotati, e da qui appunto vedere come in quell'epoca è stata concettualizzata questa esperienza, in questo caso della bellezza. Quindi vedo che sono già le 19:20, ringrazio ancora tantissimo veramente tutti i professori che hanno fatto le magnifiche relazioni, ringrazio molto i presenti. E grazie ancora. Grazie, credo che possiamo fermarci qua a questa roba. A mia volta ringrazio davvero il professore Franzini, il professor Federico Barcellone, che è dovuto scappare per un serio contrattempo, e Cristoforo Dell'Ara. E grazie ovviamente a Maria Silvestrini. Arrivederci a tutti.